Nel 1066 l'Inghilterra venne conquistata dai Normanni di Guglielmo il Conquistatore, che portò sull'isola un forte potere centrale rafforzato dalla costruzione di castelli controllati dai fedeli del re. A metà del XII secolo il regno passò alla dinastia normanno-francese dei Plantageneti, che regnò per i successivi 3 secoli sull'isola. Fu proprio durante il regno dei Plantageneti che i nobili rivendicarono fortemente un ruolo di potere politico, e tale esigenza si rafforzò quando il re, Giovanni Senza Terra all'epoca, perse la battaglia di Bouvines, aiutato da Ottone, imperatore del Sacro Romano Impero. La sconfitta fu gravissima per l'Inghilterra. Infatti, da una parte, questa vittoria per Filippo Augusto permise l'esistenza del Regno di Francia e dall'altra parte fece perdere al re Giovanni Senza Terra quasi tutti i territori sul continente. Per tale motivazione venne detto Senza Terra. Così nel 1215 il re fu costretto a firmare un documento di importanza mondiale, la Magna Carta Libertatum, un documento nel quale il potere del re veniva limitato in favore dei nobili, e nel documento si stabilì che il potere del re doveva essere non illimitato e non assoluto. Tra gli obblighi del sovrano vi erano l'obbligo di non imporre nuove tasse e non prendere decisioni da solo su questioni importanti senza prima interpellare l'alto clero e i nobili. Importante anche il principio dell'habeas corpus, in base al quale nessuno poteva essere arrestato in modo arbitrario, senza regolare processo, e la giuria del processo doveva essere composta da persone dello stesso ceto sociale. Vale la pena ricordare anche il Parlamento inglese, che nacque sempre nel Medioevo e venne formato inizialmente dalla nobiltà e dall'alto clero. Infatti, i nobili e l'alto clero in Inghilterra costituirono un organo composto da 15 rappresentanti che prese il nome di Parlamento. Inizialmente il Parlamento inglese era composto da una sola Camera, la Camera dei Lords o Camera Alta. La vita politica in seguito venne estesa anche ai borghesi e venne creata una nuova Camera, la Camera dei Comuni. Quindi la Camera dei Comuni era costituita da cittadini, borghesi, proprietari terrieri, comunque non di rango nobile e non clero. Queste classi sociali si trovavano dall'altra parte, nella Camera dei Lords, la Camera Alta. La Camera dei Comuni era anche detta Camera Bassa. La presenza del Parlamento, appunto, limitava il potere assoluto del re, ma nei secoli il conflitto per l'affermazione di questo principio, nel quale il Parlamento doveva limitare il potere del re, fu di difficile applicazione. I successori di Giovanni Senza Terra, infatti, ignorarono spesso la Magna Carta, regnando da sovrani assoluti.